Dalle opere d'arte in metropolitana alla metropolitana come opera d'arte. Con il progetto della nuova fermata di Monte Sant'Angelo, l'idea delle stazioni dell'arte giunge al suo naturale compimento, arrivando a sfidare confini tra forma estetica e funzione ingegneristica. Da un lato una grossa bocca in acciaio Corten, dall'altro un tubo sinuoso in alluminio, che per metà esce dal terreno e per l'altra si protende verso il cielo. Si presenta così la nuova fermata della linea 7, realizzata dallo scultore anglo-indiano Anish Kapoor. This is the city of Mount Vesuvius. Questa è la città del Vesuvio e dell'entrata mitologica agli inferi di Dante. Stiamo cercando di fare un'opera che renda proprio l'idea di entrare sottoterra. Le linee guida dell'opera, che sarà completata nei prossimi 2 anni, sono state presentate al Museo d'Arte Donna Regina, dal presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, dall'assessore regionale trasporti Ennio Cascetta e dallo stesso Kapoor, accompagnato dall'architetto Amanda Levet. Proprio il Madre ospiterà fino al prossimo 15 gennaio la mostra Monte Sant'Angelo Subway, con l'esposizione dei bozzetti, planimetrie ed elaborazioni grafiche realizzate dallo scultore anglo-indiano, in collaborazione con lo studio di architettura londinese Future Systems. Intanto, alla collezione permanente del piano superiore si è aggiunta anche un'installazione di Kapoor, la vasca. Un tappeto calamita che gioca ancora una volta sul rapporto tra pieno e vuoto.